che apparteniamo a questa terra quando pensiamo alla nostra terra non è mai solo un'indicazione geografica, ma è questione di gesti, di tradizioni, di volti. Ecco, è fuori dubbio che il fratello Paolo era uno dei volti che ha caratterizzato perlomeno per noi di questa generazione la nostra terra, perché con discrezione, ma con il suo servizio di giornalista, è stato presente in ogni avvenimento politico, culturale, sportivo, sociale che questa nostra zona ha vissuto. Ora la nostra speranza, ho detto che stiamo celebrando la Pasqua del Signore, è che colui che è la parola, lui che delle parole ha fatto uno strumento di lavoro e di servizio, colui che la parola sia compimento di ogni sua attesa. Mi piace oggi, visto che affidiamo al Signore un giornalista, ricordare le parole di un giornalista italiano importante, Del Rio, che in uno dei suoi articoli sulla Repubblica, una volta parlando della morte, ha scritto così: la morte è quella realtà che ci ricorda che tutti siamo poveri perché tutti dobbiamo morire. Siamo fondamentalmente, esistenzialmente poveri, perché la vita e le persone e tutto quello che abbiamo ci è dato in prestito. Per un tempo più o meno lungo, ma tutto è in prestito. Siamo solo provvisoriamente in questa situazione. E allora bisogna certamente costruire la nostra vita sulle cose che veramente contano. Gesù ci direbbe di accumulare tesori in cielo, dove le tignole, le ruggine non sono. E le cose che contano sono i rapporti fra di noi e il rapporto con Dio. Queste sono le cose essenziali. Tutto il resto passa, ma i rapporti, la carità, l'amore, questo resta. E oggi il Vangelo ce lo declina, questo amore, in un modo molto particolare. Oggi c'è una bella definizione nel Vangelo di che cos'è il perdono. L'amore è sempre difficile. Quando poi con questa persona hai condiviso 40 anni della tua vita, è difficile, diventa quasi impossibile. Con Paolo ci siamo conosciuti 45 anni fa, erano gli anni rassegnati dalla nascita delle prime emittenti televisive private ad Avezzano. Da poco era nata Telemassica, fu in quegli scantinati che muovemmo i nostri primi passi da cronista. Eravamo giovani e con tanti soldi, ma una prima scelta di vita l'avevamo già fatta, sia io che te. Avevamo un lavoro che ci permetteva di vivere dignitosamente e una famiglia che ci ha pagato, ma la passione per raccontare agli altri come andavano le cose fino alla Massica cresceva di pari passi. E allora ci siamo buttati a capofitto per scoprire un mondo che neppure conoscevamo. Nessuna scuola, nessun computer, ma due macchine da scrivere e quando sbagliavi facevi prima a cambiare il foglio. La passione, dicevo, quella non c'è mai mancata. E con un pizzico di presunzione Paolo voglio aggiungere che avevamo anche un po' di capacità, perché ne abbiamo visti tanti passare, ma io e te siamo ancora sulla breccia. Lo dico come se tu fossi qui, anzi, per me sei qui, seduto su quella sedia di fianco a Donatella, la nostra segretaria, che per te era come una sorella. I commenti dei colleghi parlano di te in termini soltanto positivi e ti giuro che non sono frasi o parole di circostanza, perché a differenza di tanti altri, in questo difficile settore dell'informazione tu sei stato un vero signore.
Grazie per il ricordo che ci lasci, Paolo. Grazie per le tante ore trascorse insieme in quella redazione. Grazie soprattutto per avermi insegnato che anche con mezzi limitati si può fare del buon giornalismo. Adesso mi devo lasciare, perché devo andare a scrivere quest'ultimo pezzo sul tuo ultimo viaggio. Ma tu che sei vissuto, saluta Davide e aggiornalo sulle ultime notizie dalla magazzina. Buongiorno.